Un riconoscimento per la dedizione, gli sforzi compiuti e il grande successo del Lucca Summer Festival, specialmente in questa ultima edizione record. È quello che è stato consegnato questa mattina a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, a Mimmo D'Alessandro, padre del festival che da 26 anni attrae a Lucca migliaia di appassionati di musica da tutto il mondo. Sono molto felice perché un riconoscimento dalla Confcommercio è un riconoscimento importantissimo per me, per quanto mi riguarda, che vuol dire che la città è contenta, i commercianti sono felici, quindi per me è molto importante, sì, è molto importante e molto apprezzato. È stata sicuramente l'edizione più bella di sempre, la più emozionante, abbiamo battuto tutti i record possibili e immaginati, e pure inaspettato, perché non mi aspettavo che era un anno importante, ma non così. Un'occasione di celebrazione che ha preso forma con la consegna di un Puccini Pop, una rappresentazione estetica e creativa di Giacomo Puccini, di cui quest'anno si celebra il centenario della morte. Un modo per sottolineare il grande ruolo che il festival riveste per la promozione della città nel mondo. All'incontro erano presenti anche il presidente di Federalberghi Pietro Bonino, il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e il vicepresidente Samuele Cosentino. Stupendo, perché innanzitutto vogliamo dire in maniera chiara e confortabile che noi vogliamo il Summer Festival, così citando la pagina social che sostiene la manifestazione, e vogliamo fare complimenti anche a tutta l'organizzazione, non solo anche a Bruno Alessandro, ma anche a tutto lo staff di persone tecnici che seguono l'allestimento, il disallestimento e il funzionamento di una macchina così importante in una location così delicata, così unica, così storica, per la quale certamente occorrono competenze particolari, una grande sensibilità. Crediamo che il Summer regali al pubblico l'immagine di una città che sa accogliere, che sa essere operativa, che sa essere organizzata, che sa assumersi responsabilità, e dà una vocazione turistica, sì, ma sa anche scegliere un turismo di grande qualità.